Assegnato a Torino il premio Lagrange per la ricerca scientifica sui sistemi complessi. Il progetto mette insieme 40 ricercatori ed è sostenuto dalla Fondazione CRT. È il più importante premio europeo a scienziati e giornalisti che lavorano nel campo dei sistemi complessi, la cui evoluzione, cioè, dipende da una grandissima quantità di variabili che interagiscono dando luogo a fenomeni imprevedibili. Studiare e capire i sistemi dinamici e complessi nel loro insieme, come la fisica, la biologia, internet o il traffico, la finanza, l'economia, l'epidemiologia, l'astronomia, è oggi la sfida principale a cui tutti i rami della scienza stanno lavorando. Il fatto che la scienza, che da Galileo in avanti è stata riduzionista, cioè mirava a spezzettare la natura in pezzetti elementari e studiare quelli, adesso ha capito che laddove c'è complessità, dove ci sono aggregati di tante componenti, emergono fenomeni che non sono contenuti nei singoli componenti. Idee della complessità sono anche idee che si prestano a far interagire la produzione scientifica internazionale con la formazione di giovani, con la ricaduta occupazionale e innovativa nel sistema delle imprese. Per la qualità e creatività eccezionale dei loro studi sono stati premiati l'economista californiano Brian Arthur, autorità di livello internazionale nello studio del legame fra tecnologia, innovazione e crescita economica, e il matematico Yakov Grigorevich Sinai, di origine russa, oggi professore a Princeton, allievo di Kolmogorov e con lui pioniere negli studi su entropia e calcolo delle probabilità.